8 giorni dopo il suo trionfo nel campionato del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel è tornato indietro nel tempo per un giorno. L'ex pilota di Formula BMW è stato infatti presente alla selezione per la Talent Cup della categoria propedeutica sul circuito spagnolo di Cartagena. Vettel ha dato ai giovani piloti presenti consigli utili e ha seguito da vicino i loro primi passi al volante della FB02. Un pilota in particolare ha attratto l'attenzione dell'iridato e del direttore di BMW Motorsport, Mario Theissen. Si tratta di Stefan Wackerbauer, che ha vinto la borsa di studio che gli permetterà di partecipare all'Accademia 2011, organizzata dal costruttore di Monaco di Baviera, gratuitamente. Anche Sebastian ha percorso diversi giri di pista sulla FB02 ed è rimasto colpito dalla prestazione dei giovani, tutti uniti dal sogno di seguire le sue orme un giorno. In totale, i partecipanti all'Accademia di Formula BMW 2011 saranno 17, tutti alla prima esperienza in monoposto. Istruttori esperti hanno dato ai giovani aspiranti, che hanno un'età a partire da 14 anni, il background teorico necessario prima del loro debutto in pista. Sessioni sulla scia di un'altra vettura, prove di partenza e prove libere hanno permesso ai ragazzi di familiarizzare con la FB02 prima dei giri decisivi. Sulla base di ciò che hanno visto fare ai partecipanti, la giuria ha selezionato i candidati alla Talent Cup, che pagheranno 100.000 euro ciascuno. Beh, la Formula BMW per tutti questi ragazzi e queste ragazze è il primo passo fuori dal kart, perciò immaginate di arrivare dal go-kart quando si può influenzare il kart con il peso del corpo molto, tutto si conosce molto bene. Per la prima volta si sale su una vettura, si è fermi dentro a un sedile, una grossa vettura con nuovi circuiti, ma dopo un po' ci si trova a proprio agio, si sa quello che si sta facendo e la vettura di Formula BMW ha il giusto quantitativo di potenza, è una vettura perfetta per imparare tutti i punti base che servono o per le formule fino alla Formula 1 oppure per il turismo. È una buona base e penso che si fissino le giuste fondamenta per il futuro. Ho corso in Formula BMW nel 2003-2004. Il primo anno ho vinto il titolo debuttanti e quello successivo ho vinto il campionato, per cui ho molti bei ricordi, in particolare il secondo anno con tante pole position. Poi abbiamo vinto 18 gare su 20, è stato molto speciale. All'inizio della stagione avevamo iniziato ad abituarci ad ottenere uno smiley per ogni vittoria e alla fine avevo tutta la vettura piena di smiley fino al muso, per cui è stata una bellissima stagione, ho molti ricordi, ho anche avuto modo di conoscere molti amici. Non è molto tempo fa e ancora sorrido quando mi ricordo. Penso che la cosa più importante è sempre divertirsi in quello che si sta facendo. Non importa se si finirà in Formula 1 o da qualche altra parte, o se un giorno si deciderà di smettere a correre e continuare solo come hobby. Bisogna decidere per se stessi quanto tempo, quanta forza, quanta disciplina si vuole investire per raggiungere il proprio obiettivo. Noi non siamo tutti alla stessa maniera, ognuno è un individuo e penso che perciò tutti cercheranno un posto a cui appartengono. Alcuni di questi ragazzi finiranno in Formula 1, sono sicuro, e mi daranno del filo da torcere. È così che va. Problem.